Vediamo se questa sera siete d'accordo. Secondo me neanche stasera. Ma io mi siedo però, Allegri, guarda. Guarda, non ti fa tanto onore, visto la mia storia e la tua storia. Vabbè, Enrico, però se sei permaloso... No! Mi hanno insegnato ad ascoltare tutti, poi decido da chi prendere e da chi non prendere. Anzi, a volte, quelli che secondo che io valuto a un certo livello, faccio il contrario e quindi mi rimane facile. La domanda di Enrico, partiamo no, da qui. No, non sono disposto a parlare, quindi non faccio Enrico. Nessuna domanda. Enrico, la domanda... Quando avrà imparato il rispetto che si devono alle persone, allora parlerò. Ma Enrico, scusa, abbia pazienza, ma io rispetto le do, cioè ho risposto solamente a cui ho fatto una battuta, non ci troviamo d'accordo, d'altra parte forse ci sono di Livorno le battute, sì, ma anche adesso, non le capiscono. Faccio il contrario di quello, vabbè, io ti auguro di vincere anche delle coppe dei campioni, tanto che sei lì, dai, lasciamo Enrigo, perdere. Io non ferma. No, ora sto perdendo la calma. Io non ho offeso nessuno, ho fatto solamente una battuta. Purtroppo, chi non capisce non è colpa mia. Io rispetto tutti, dico solamente che... No, perché l'altra sera non sei stato rispettoso per nulla. E anche stasera, perché hai detto con certe persone faccio il contrario. Io non sono stupido. Ho forse anche più di esperienza perché, per te. Quindi lasciamo stare. Max, io ti auguro di andare bene, di avere tanti successi. Guarda, non ce l'ho assolutamente con te. Anzi, ti devo dire che io ho sempre pensato che fossi una persona... per bene, una persona educata e anche un buon allenatore e sono anche mediamente intelligente, ecco, ma non sono sicuro. Benissimo. Però ecco, io credo che dovresti avere più rispetto per una persona che è del mestiere e che ha fatto solo un'analisi tecnica l'altra sera, invece sei partito arrogante e presuntuoso. Enrico, ma non è che io posso essere d'accordo con te. Se te vedi una partita, te vedi una, ti faccio l'allenatore, te stai lì a commentare. Voglio dire, credo che... Enrico, io nella mia vita non l'ho mai detto così a nessuno e ti posso dire che ho avuto dei ma 25 anni fa non c'erano anche le televisioni. Sì, vabbè, lasciamo stare. Dai, aggiornati, dai.